Allora, io direi di cominciare. Di cominciare con. Ah, è vero. Il fatto che sono andato di falò. Si sono ricreati tutti. Ma questa sorta di oscuro pellegrinaggio verso quella struttura lì mi preoccupa tantissimo. Allora, io mi faccio gli affari miei. Non si apre da questo lato. Bene. Ah. Panico generale. Allora, questo si apre? Non si apre da questo lato. Bene. Giuda. Cosa sta facendo? Cioè, si è tipo strappato il cuore per avvelenarmi. Mamma mia. Poco macabro. Allora, brace. Ma tra l'altro, scusate, ma io quante ce n'ho adesso? Dovrei averne diverse. Dov'è? Dov'è? Vuoto cosmico. Dov'è la brace? Non la vedo. Eccola, cretino. Usiamone una. Ok. Non che avessi poca vita prima, ma insomma. Preferisco stare bello carico. In queste fasi un po' incerta, sotto direi di no. Questo simpatico sentiero. Dove porta? Questo simpatico sentiero porta. Il panico. Meno male che mi sono avvicinato con calma, rischiavo di fare un botto mai visto. Allora. Cioè, io sono venuto fin qua perché? Aspettate un attimo. Mamma mia. Più intrigato comunque sto punto. Veramente più intrigato. Allora. Ah, ecco. Ok. Siamo arrivati. Nel punto che ci collega al falò. Passando di qua. Bello. Frammento grande, vabbè. Di là non ci salto manco con. No, non. Oddio, forse se riesco. Sente che è di una complessità inumana. Decisamente no. Vabbè. Non si può fare, o quantomeno io non sono in grado di farlo. Per cui direi di procedere a sto punto, visto che. Dunque, qua ho visto tutto quello che c'era da vedere. Sì. Quindi posso uscire. Dunque, di qua niente. Qua dice agile più avanti, quindi buona fortuna. Bene, perché stanno ritornando tutti giù? Oh no, c'è quello tosto. C'è quello tosto. No, 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 no. Via, via. Calma e sangue freddo. Poi devo confessare la mia totale ignoranza per quanto riguarda il lore di questo gioco. Ergo, io non ho idea di chi siano sti tizi che. Ah!
Ma questo sembra quantomeno un pochino più lento rispetto al compare di poco fa. Però mi fa schifare che la compenetrazione funziona solamente per me. Questo per lui il problema non si pone. Ah beh, mi sembra un ottimo momento per essere invasi da qualcuno questo. Perché? Ma dove mi sono ficcato adesso? È tipo il momento peggiore di sempre. Aiuto. Niente, ho fatto qualcosa di completamente inconsapevole e non richiesto. Vabbè, sto andando in luoghi che non dovevo. Però Forse potrebbe anche deporre a mio favore il fatto di essere arrivato qua. Vabbè. O forse no. Niente. Vabbè. Ah, che fastidio. Ma che fastidio. Quando è così. Veramente un fastidio enorme. Vabbè. Avevamo detto che sarebbe stata una sclerata senza fine sto DLC, e si sta confermando tale. Mo valla ritrovare le anime però. Io sono morto da queste parti. Sicuramente le mie anime stanno su. Sicuramente stanno su. Per cui io per trovarle. Devo fare il giro di qua. Sicuro. Addio. Veramente un cretino. Stavo rischiando di morire malissimo. Là c'è sta quello. Via. Poi. Ok. Quindi, se qua è tutto così, io quello che mi chiedo è, ma le mie anime, dove le hanno nascoste? Sarebbe gradevole saperlo. Ah, eccole. Ok. Non cadere, bravissimo. Là. Chi è che sta sparando magie random? Ah, eccolo. Lascialo giù al suo destino. Io prima di dedicarmi all'avanzamento violento, voglio prima capire se ho visto tutto quello che c'è da vedere. C'è un po' questo approccio lento. Lento ma potenzialmente fruttuoso, perché si sono morti sul serio. Sì. Ti tenete scintillante. Oh. Ero sicuro, ma veramente sicuro. Stavo per dirlo, ho detto, vabbè, non voglio tirarmela.
Me la sono tirata, bene. Poi questo che ti ammazza passando dal muro è meraviglioso, veramente meraviglioso. Io trovo folle che nel 2016 ci siano ancora giochi in cui tu puoi essere ucciso da un mostro che mette le mani attraverso i muri, ma comunque sia. Ah, Dio mio, ma perché deve essere così frustrante? Vabbè. Andiamoci a riprendere i giocarelli. Io veramente, cioè, sto gioco mi fa sclerare come poche altre cose al mondo e non riesco a staccarmici. Ogni volta che ne esce uno nuovo, questa sorta di sadica ossessione. Allora, andiamoci a riprendere tutto. Sento dei passi che non mi piacciono per niente. Comunque. Scusate. Visto che si può. Perché no? Via giù, forza. Ma io non ci voglio credere. Oh. Ok. Bene. Allora, qua io aspetterei a buttarmi. Prima diamo un'occhiata fino in fondo. Sento questi passi molto ambigui intorno a me che mi danno un'ansia che voi non avete idea. Grande anima di guerriero sfinito. C'ho paura che spunti fuori qualcuno da tipo ogni angolo del gioco. Io potrei. Potrei e credo di farlo. Vabbè. Io c'ho la piromanzia in condizioni pietose. L'indicatore non è basso di più. Vabbè, non serve a fare. Tanto già lo so che se insisto cado e poi piango. Oh no, ce n'è uno pure lì. Vabbè, questo si può anche fare. Vieni, vieni, che tu ci arrivi da me. Vero? No. Io non voglio scendere mai. Posso non scendere mai? Sì, a parte che a botte da 69 ci mettiamo 15 anni a eliminarlo quello, anche volendo. Non si può decisamente fare. Ok. Tutto chiaro. Per cui arrivati a questo drammatico punto. Io credo che l'unica cosa da fare, tristemente, sia quella di buttarmi giù. Sì, anche perché qua la vedo veramente male, se no. Quindi, scale a me. Con molta calma. Che colpo! Ma che colpo! Oh, ma che. Niente.
Ah, che fastidio, ma che fastidio. No, dov'è? Ok. Un attimo di panico. Ah, io direi di metterla un attimo. A parte che no, non ce l'avevo. Una cosa che cura il veleno un attimino me la metterei perché altrimenti si rischia. Si rischia qualcosa di inutile poi. Riduce, riduce. Non ce l'ho più? Bene! Rivista completamente PV e quella di effetti di stato. Questo se dovesse mettersi veramente malerrimo. Si potrebbe anche pensare di farlo, ok? Si diceva. Schermenti con miccia. Tirate fuori qualcosa di valore perché veramente c'è. No, niente. Assolutamente niente, ma che piacere. Facciamo il giro. Non sarebbe affatto male se io trovassi tipo un falò adesso. Allora, là c'è quello brutto per cui per me puoi anche rimanere dove stai. Qua dentro, secondo me, tutto c'è tranne che un falò. È il momento di parata e poi felicità. Bene. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you bring upon yourself. Ok, questo mena veramente tanto. Questo mena veramente tanto. Però si può fare. Io ci credo. Porco Giuda, però. Meno male che si poteva fare. Mamma mia, quanto sarà tosta qua. Quanto sarà tosta. Quanto sarà tosta. Vabbè, io devo adottare un'altra tecnica qua perché. Devo andare a riprendere le via, via. Ok, è il primo andato, su. Avanti senza paura. Non è possibile, non è possibile. Sono un cretino, perché non l'ho aperta prima? Vabbè. Ah, io quando è che imparerò? Quando è che imparerò questo gioco? Che se ho modo di fare qualcosa devo farlo nel momento in cui ne ho la possibilità. Era chiaro, io dovevo aprire quel cancello, non l'ho voluto fare. Sono un cretino, non è cretino. È giusto che soffra. Adesso per riprendermi la roba. Sette camicie. Via, 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 non c'ho tempo. Mi devo sbrigare. Poi farò le cose con calma. Più tardi, dopo col livellato, sono diventato un po' più forte. Allora, quello lì può rimanere dov'è. Passiamo di qua. Giro largo, che tanto nessuno ci vede. Scale.
Apriamo sto maledetto cancello. Così finisce l'incubo. Ok. Fatto questo, io spero che le mie anime siano ancora lì. Ok. E dunque. Io farei così. E mi metto questa, che è la spada delle grandi occasioni. Salve. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the act to bring the heart. Ma perché? Ma perché mi ha perso la cosa proprio nel momento drammatico? Bene! Fio mio, però se ci metti 3 ore a fa... Oddio! T'ammazzo. A sto giro t'ammazzo. Calma e sangue freddo. No! Porca miseria, che fatica, oh! No! T'azzardà, eh! Oh, su. Ce l'abbiamo fatta. Miracolo. Chiave del meccanismo Lamadonice. Allora, vediamo sta Lamadonice. Oscurità serve intelligenza, che io non ho. Bene, allora mettiamoci un attimo questo temporaneamente. Il meccanismo immagino si usi da queste parti, per cui diamo un'occhiatina. Che fatica! Tanto potrei anche livellare arrivati a questo punto. E non sarebbe affatto una brutta idea poterlo fare. Cosa si è attivato? Ah! Aha! Dateci un falò, per pietà! Ok. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I promised Uncle Gale I would. Tis good. The door... Vabbè, non ho idea di che cosa stia dicendo, ma va bene così. Allora. Dunque. Fermi tutti che mi sa che ho visto un falò con la coda dell'occhio. Sì! Non si apre da questo lato. Oh no! Destra.
Oddio, meno male. Meno male, meno male. Apri tutto. Falò. E a questo punto io farei un attimo un saltino a casa, se così vogliamo definirla, per un attimino potenziarci, perché si può. Abbiamo 800.000 anime da poter consumare, tra l'altro. E sarebbe anche ora di farlo. Altare del vincolo. Allora, mia cara signora del fuoco, usa 5.000. Vabbè, mi sei impappinato. 8.000. Altre 8.000. E le ultime 8, che sono quelli di quelli sfiniti. No, grande amante di un viandante ignoto. Usa 8. Quanto ci date? 8.000. Erano 1.000 luna. Pensavo avremmo preso molta più roba, devo essere sincerissimo. E vabbè, pace. Allora, mia cara signora. Io direi, visto che abbiamo un livello solo da poter fare, di fare. Sarei tentato di mettere tempra, però farei vitalità, visto che ce l'ho un pochino. No, a parte che vitalità non ci serve veramente a niente in questo momento. E vuoto cosmico. Se io faccio forza, mettere 3 punti quello, destrezza pure. Ma sì, facciamoci un punto di destrezza, visto che ho tante cose legate a questa skill. Bene, io pensavo di far almeno un paio di livelli, invece. Tristemente no. Dove eravamo? Valico innevato, era questo? Sì. Teoricamente è proprio questo. Comunque è veramente abbastanza tosto. O meglio, io lo sto vivendo come tale perché non ho un personaggio particolarmente forte rispetto magari a quello che si vede in giro. Questo? Perché ci dovrebbe essere un segno di evocazione proprio qui? Ah, ho capito. Bene. A parte che però, scusate, questa è gente completamente random. Ma io una mano me la farei dare quasi qua. Ecco, impossibile, infatti è classico, la storia della mia vita. A questo punto direi, vediamo che c'è in cima. Il marchingegno non si muove. Ottimo! Quindi l'inutilità fatta marchingegno, vabbè. I segni di evocazione sono scomparsi, io ci avevo sperato troppo. Ma me la prendo in quel posto, tanto per cambiare. Vabbè, sono un cretino qua, veramente. Te buco lo scudo. Ecco. Allora, io comincerei. Sono quasi tentato di vedere di qua. Sì. Poi ce lo racconti. Allora. Dunque, qua. Che ci sia modo di arrivare in cima? No. Mi sa di no. No. Decisamente no. Vabbè, veramente inutile a sto punto. Credo. Ma ci stanno i boss a questo DLC? Continuo a beccare luoghi inutili. C'è cose senza veramente la minima utilità. Passiamo di qua un'altra volta. Andando però in alto.
Che poi, voglio dire, se ci stanno i segni di evocazione, qualche nemico ci deve... Ah, aiuto! Qua... Ah, so tipo 200, ecco perché c'è il segno di evocazione, appunto. Allora, fuori uno. Pensavo di essermi suicidato. Uno che mi dà una mano? No, eh. Ok. Si può fare, si può fare. Pietra prismica, l'inutilità. Allora, dai, dai, dai. Che ho preso il via. Ma quanti siete? Via dai punti in cui posso cadere. Dietro non c'ho nessuno, bene. Mazza quanto si accolla questo che sputa, oh. Ok. Bene, eppure questo ce lo siamo levato di torno. Poi, io direi che si potrebbe dare un'occhiata da quest'altra parte, quantomeno per cercare di capire se c'è un boss nelle vicinanze oppure no. Perché tutta sta protezione non è che... Ah, lì c'è una campana gigante in compenso. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Là c'è uno nascosto dietro l'albero. Questo è caduto, maledizione. È pieno pure sotto, ma perché? Vabbè, scorciatoia, scudo dei devoti. Mi devo ricordare di vedere cos'è. Sì. È pazzesco il numero di questi nemici. Cioè non finiscono, non finiscono, non finiscono. Sì. Quello che speravo, la coppia insieme. Oh, finirete prima o poi? Ce l'ho il tempo di vedere sto scudo, che magari è tipo la svolta della vita. Era questo. Scudo dei devoti, non ci piace, vabbè, addio. Due me li posso fare. Specialmente se... Ecco, uno lo facciamo subito. Io penso che se malauguratamente dovessi morire a breve, potrei anche abbandonare il DLC. No, scherzo, perché il pensiero di rifarmi tutto mi uccide. Tutta sta parte rifatta da zero è tipo la morte, secondo me. No, lo fa sputà. Allora, su c'è quello che spara. Devo vedere se riesco a passare da sopra. Sì. Tutta l'imboscata poi. Sta parte. No!
Vieni, vieni. Vabbè, io aspetto che esci tu, eh. Va bene, vengo io, vengo io. Pensavo ci fosse una qualche forma di interazione con la campana, ma no. Ok. Avevo visto una cosa brillante qua. L'ho immaginata? Temo di averla immaginata. Ma com'è possibile? Ah no, eccola. Pezzo di titanite, va bene. Vabbè, qua non c'è veramente nulla a parte questo. Per cui direi che possiamo anche avanzare. Avanzare, avanzare. No. Allora, qua sotto. Avventatezza più avanti, no. Abbatti albero, ma sì. Non so bene per... Ah, ok. Questo, se non sbaglio, non è tipo il campanile dove ci sta quello appeso. Può essere? No, no. Mi sto sbagliando. Cerchiamo di capire che cosa abbiamo collegato prima di andare avanti, perché... Dove spunto? Ah, ok. Chiaro, da paura. Beh, direi bomba aver sbloccato sto punto. Così per l'appunto posso evitarmi uno sclero senza fine nel caso in cui dovessi morire a breve. Cosa che a questo punto non escluderei, visto che solitamente quando mettono questo tipo di scorciatoie vuol dire che ti stai appropinquando verso qualcosa di terribilmente grosso. Allora, saliamo. Quella macchia di sangue non è per niente promettente. Dove sei morto? Senti, se qualcuno... Niente, impossibile evocare il fantasma. Io ho paurissima. Qualcuno mi aiuti? Sei pronto a cosa? Io non so cosa devo fare. Cioè, è chiaro che devo far cadere quell'albero, ma come? Vieni, vieni, Ricebreaker, ti prego. Uno che esce fuori, così c'ho un minimo d'aiuto. So che non è il massimo della... della nobiltà cavalleresca, però... a mali estremi. Oh, vedi che... qualcuno c'è. Evviva. Ah, gli è partito secco. Vai, Ricebreaker. Questo penso sia uno dei personaggi quelli... Ah, è morto, secco. Vabbè. Dove si va, signor Ricebreaker? Vabbè, di qua. No, perché veramente dopo tutta sta fatica... se muoio adesso sono pianti veri, eh. Dov'è che tocca andare? Io se mi butto di qua muoio. Cioè, è palese. Sono veramente nel panico. Non so dove andare.
Ma minimamente. È una delle rare volte in cui mi sono perso, in cui mi tocca dire mi sono perso. O forse no. Ah, ecco. Ci doveva... Bene. Ok. Certo, non so se Sora Icebreaker sia un personaggio reale oppure un NPC di supporto, ma... Vai, vai, io te lo tengo e tu gli meni, all'americana! Zazzardà, fammi fuori il compagno, Che senza questo faccio una fine ingloriosa. Anima cavaliere, di qua c'è una grande anima di cavaliere. Se procedo lungo questa strada buia, trovo cosa? Un altro. Cerca terra. Non c'è nessuno che ci umili qua, ok. Bene. Vabbè, adesso ragazzi, cioè, il boss è inevitabile. È veramente troppo tempo che stiamo giocando, per cui... Mi aspetto qualcosa da un momento all'altro. Vero? No. Arriviamo al punto di prima, non ci voglio credere. Dov'è che devo andare? Mi sento completamente perso in questo momento. Ma completamente. Smarrimento feroce. Oh, finalmente siamo riusciti a capire dove si andava. Bene. Altri lupi. Ce n'era un altro. Ok, poi... È veramente difficile capire... Bene! Addio! Capire dove, dove andare in questo DLC. Bene, l'Icebreaker è morto. Grazie, l'Icebreaker, ti ricorderemo... Ti ricorderemo a lungo. Per il tuo enorme contributo alla causa. Mamma mia, che finaccia che ha fatto l'Icebreaker. Bene! Beh, mi pare giusto che nel momento in cui mi muore il compagno io vengo invaso da qualcuno. Mo va a capire dov'è. Ma poi, ma che momento è? Per essere invaso, ma che momento è? Sto in piena esplorazione, cosa ti accolli? Ah, ah beh. Mi sono incastratissimo. Beh, ci mancavi te adesso, Io devo capire dove andare.
Dio che accollo.